Con l'inno nazionale cantato dai ragazzi e con l'accensione della fiaccola in onore dell'inizio degli europei, ha preso vita la splendida giornata del progetto Una sola direzione e la Cilenz Dea a Pattano, con il coinvolgimento dei bambini degli oratori di Pattano, Massa e Vallo. Primo appuntamento dei Giochi Senza Frontiere che ha visto tanti sorrisi ed entusiasmo tra i partecipanti. Un caloroso grazie a tutti coloro che hanno permesso questa iniziativa, alla vice sindaco Tiziana Cortiglia, a tutte le catechiste, alla preziosa collaborazione di Sara Sodano con le sue allieve, ad Elisabetto Ricchio e Giuseppe Cefola, docenti della scuola primaria Aldo Moro, che hanno organizzato i giochi con dedizione e professionalità. Un ringraziamento va al preside Nicola Iavarone per aver reso disponibile il materiale della palestra dell'Aldo Moro e un grazie infinito alle famiglie. Il programma delle attività inclusive di Una sola direzione parte dalla volontà di utilizzare gli spazi che ci appartengono e che, se arricchiti dall'unione delle forze di ognuno di noi, rappresentano una vera risorsa. Grazie all'Oratorio San Filadelfo di Pattano e grazie al parroco Don Mimmo De Vita che con la sua guida e la sua dedizione sostiene tutte le iniziative delle e per la comunità. Ballare, 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 ballare.